Ormai, quando il presidente della regione toscana Enrico Rossi viene a qualche festa estiva in provincia, non ci sono mai buone notizie. Lo scorso anno venne praticamente ad annunciare la provincia unica di Arezzo-Siena-Grosseto, poi scongiurata. Ora invece a tenere banco è la riduzione delle centrali del 118 che nella sua visione dovrebbero essere ridotte a tre, con il rischio di Arezzo di perderla, con enormi interrogativi sulla sicurezza e sulle modalità di intervento in caso di emergenza. Oltre che una questione politica, è soprattutto una questione tecnica e chi meglio del dottor Massimo Mandò, direttore del 118 Aretino, ci può spiegare cosa vorrebbe dire ridurre le centrali a tre e magari spostare quella che dovrebbe operare anche nell'Aretino. All'emergenza centrale 118 può stare, come dice qualcuno, anche in cima ai Monti Amiata, non è quello il problema, non è un vero, non è un call center, però insieme con dentro dei professionisti può stare ovunque. Certo è che se poi uno guarda efficienza, efficacia e costi e paragona Arezzo, Siena e Grosseto, i numeri parlano, la matematica non si può discutere, si può discutere di tutto ma non dei numeri. Quindi se facendo 100 Arezzo, Grosseto costa 150 e Siena 170 e noi arriviamo in 9 minuti, Grosseto in 11 e Siena in 12, qualcuno li legga questi numeri e tragga le conclusioni dovute.